Salve a tutti e ben ritrovati. Io sono Michele Cammisa e oggi vorrei illustrarvi un metodo per risolvere il problema dell'angolo sferico, che è un problema sostanzialmente di chi modella con le funzionalità di lamiera piegata delle vasche o dei contenitori. Sostanzialmente si tratta di approssimare l'angolo con una superficie il più possibile stondata e ottenerla con le funzionalità di lamiera piegata. Il vantaggio finale sarà comunque sempre lo stesso, quello di riuscire ad ottenere la lamiera spiegata e quindi ottenere il DXF per il taglio laser. Vi faccio vedere rapidamente come si può risolvere questo problema. Poi probabilmente esisteranno altre metodologie, però io credo che questa sia la più semplice, la più percorribile. Realizziamo innanzitutto il nostro parallelepipedo di partenza, quindi diamo delle dimensioni di riferimento, creiamo il volume con un'estrusione, le dimensioni per il momento sono puramente indicative e chiaramente parametrizzate, per cui si possono modificare. Direttamente sull'angolo effettuiamo il raccordo, selezioniamo i bordi, se vogliamo l'anteprima la visualizziamo e procediamo. Metterò un angolo un po' più grande perché sia un raccordo un po' più grande perché sia l'operazione sia più visibile. Adesso utilizziamo una funzionalità tipica delle superfici per discretizzare l'angolo: il cancella faccia, ma nella modalità cancella e snap. Quindi selezioniamo la nostra faccia e vediamo l'anteprima dello spigolo discretizzato. Bene, dobbiamo chiaramente generare uno sviluppo con la lamiera, per cui dobbiamo andare a svuotare il nostro solido. Scegliamo un millimetro di spessore e selezioniamo le facce da eliminare. Quindi ci troviamo con un elemento ancora solido, quindi ancora non di lamiera piegata. E per ottenere l'elemento di lamiera piegata dobbiamo introdurre una lacerazione, altrimenti non è chiaramente apribile questo oggetto. Per effettuare una lacerazione dobbiamo prima però effettuare una linea di divisione, quindi adesso la creo indicativamente lì, con una sola inclinazione, però possiamo gestire anche varie altre morfologie, e con questo schizzo io vado a definire una dividere la superficie, altrimenti non riuscirò poi nell'intento di ottenere la lamiera. Infatti questa superficie, questa divisione mi servirà per la lacerazione. Ok, ho introdotto la mia lacerazione. Perfetto, a questo punto ho bisogno di crearmi un taglio che interessi la zona d'angolo e di essere perpendicolare al vertice, per cui utilizzo uno schizzo tridimensionale, uno schizzo 3D, e costruisco una linea che parta dal punto di estremità e unisca l'altro punto di estremità interno. Grazie a questa linea, sono selezionando la linea e il punto, sono in grado di creare un piano normale. Devo prima chiaramente uscire dallo schizzo, seleziono la linea e il punto, e su questo piano, possiamo anche nascondere lo schizzo, su questo piano costruiamo il nostro schizzo di taglio. Mi metto sulla normale per essere più comodo e prima converto le entità sul mio schizzo in modo tale da poterle utilizzare per una geometria di riferimento. Ovviamente le creo per costruzione. Dopodiché utilizzo lo strumento di Asola, anche senza le quote, e impongo all'asse dell'Asola la collinearità. Con una quota definisco la larghezza, che può essere di un millimetro, e la distanza dal bordo, anche in questo caso un
millimetro e mezzo per essere più sicuri, ma altrimenti può bastare un millimetro. L'importante è oltrepassare lo spigolo poi nel taglio. Per velocizzare l'operazione creo una ripetizione circolare con tre istanze. E a questo punto, con la funzione di taglio, seleziono i contorni ed effettuo il taglio. Scusate, aggiusto un attimo la visualizzazione nello spazio e produco il mio taglio. L'importante è oltrepassare l'angolo sferico. Il taglio mostra un errore che è nello schizzo. Questo è tipico, succede tipicamente con le ripetizioni, anche se appunto non si vede nessun errore sulla funzione di ripetizione dello schizzo, per cui possiamo cancellare questa ripetizione, la funzione, e proseguire. Perfetto. Torno in vista isometrica e riposiziono l'oggetto più comodamente nello spazio. Posso nascondere il piano. A questo punto devo operare con le funzioni di lamiera, quindi inserisco una piegatura tenendo fermo questa faccia e sostanzialmente il gioco è fatto, perché il mio sistema ha riconosciuto già una geometria appropriata per la lamiera e quindi ha proceduto effettuando lo sviluppo. Vi faccio vedere come la linea di taglio che ho effettuato precedentemente non sia vincolante, ma posso creare anche una geometria differente e quindi avere un'apertura differente. Io spero che queste informazioni possano esservi state utili, scusatemi, e che al solito ci rincontreremo alla prossima puntata. Vi saluto, a presto!